Vicepresidente Pier Antonio Tomasi, cosa proporrà oggi l'ANCI Veneto alle categorie economiche? Trovare una forma di concertazione che è assolutamente necessaria ed è per questo che assieme ai sindaci delle città capoluogo del Veneto abbiamo inteso organizzare questo incontro. Concertazione deve convergere su quelle che possono essere delle azioni comuni a partire dalle autonomie, quindi dai comuni, e creare delle condizioni per stabilire accordi, protocolli che possono permettere insieme di stabilire dei punti su cui convergere, legati ovviamente a quello che è lo sviluppo e la crescita. Siamo in una fase molto difficile sul piano economico, quindi la necessità di incontrarci e di stabilire insieme quelli che possono essere, almeno in termini sintetici, alcuni punti di confronto. Alcune questioni sono legate alle infrastrutture, allo sviluppo legato alle nuove tecnologie, all'utilizzo di quelli che sono i punti a livello regionale di forza, che sono turismo e certamente ancora l'agricoltura per le specificità e le particolarità del nostro territorio, che produce degli elementi legati a condizioni veramente di alta qualità, da partire dai prodotti agricoli ma non solo, anche quelli legati alla manifattura, in particolare ai distretti produttivi che sono presenti nel Veneto ancora in modo molto forte e coeso. Quindi insieme stabilire, a partire appunto dall'impegno delle amministrazioni locali, dei comuni e in particolare delle città capoluogo, una piattaforma per poter affrontare questo momento di grande difficoltà sul piano economico. Perfetto, ringraziamo.